Possiamo aprire la discussione, ci saranno delle domande, chi vuole intervenire, eccola la signora, venga, c'è il problema della, lei lo sa che si registra, quindi è necessario. Sì, io vorrei fare forse una domanda. Prema forse deve, non lo so, eh? Sì, non lo so. No, forse non funziona. Forse. Mi si sente? Ecco, sì. Si sente. Allora, una domanda a Nicolò, con cui ho già iniziato a parlare durante la pausa, che riguarda la specificità dei precettori gesuiti rispetto agli altri precettori, perché mi sembra in effetti che il gruppo dei gesuiti abbia delle caratteristiche proprie che sono molto diverse rispetto a quelle degli altri precettori, in particolare proprio per la condizione di parità. I gesuiti entrano nelle famiglie nobiliari alla pari, quindi creano una relazione che è davvero paritaria, intanto perché sono nobili per lo più, in secondo luogo non entrano sempre, diciamo, da giovani. Non a caso sono i gesuiti che appunto arrivano dalla Spagna, ma anche altri gesuiti sono coinvolti, non necessariamente quelli spagnoli, e quindi non sperimentano una condizione di promozione sociale come invece accade in altri casi, laddove i precettori provengono da famiglie umili, spesso dalla provincia. E non a caso, tra l'altro, stanno pochissimo, cioè un vorticoso susseguirsi di precettori all'interno delle famiglie. Mentre Torres, in effetti, se non sbaglio, è precettore e di Monaldo e di Giacomo Leopardi, sta praticamente più di 20 anni a servizio. E l'altra domanda è per Alberto. Il concetto di privato che tu hai usato è un concetto molto ampio che mi sembra faccia riferimento a situazioni molto diverse. Non è più il privato domestico a cui in genere si fa riferimento in antico regime, cioè il domestico all'interno della casa nobiliare, ma è il domestico che si sposta, se ho ben capito, o ci sono situazioni diverse, non so, direi tu, al di fuori della famiglia, perché è la scuola che tiene il maestro a casa sua. E mi chiedo quanto spazio di religioso c'è e quanto di laico c'è in questo contesto. Molto bene, sì, se la lascia accesa tanto. Volete rispondere subito, magari così si apre un po' anche la discussione. Sì, ecco a te. Sì, grazie. A te. Dunque, sì, questa cosa della specificità dei gesuiti, devo essere sincero, io non ho una quantità di termini di paragone per poter appunto stabilire in maniera così sicura, certa, questo fatto, però effettivamente la sensazione, almeno da alcune biografie che noi intellettuali, insomma, che noi possiamo ricostruire e maneggiamo, sì, questa capacità indubbiamente dei gesuiti di radicarsi poi fondamentalmente, no? E di avere questo rapporto alla pari. Ora qui però ci sono anche casi di, nel mio caso, insomma, che è quello che conosco, di espulsi che vengono licenziati in tronco, cioè a fronte di un Torres che sta praticamente 40 anni praticamente in casa Leopardi, 1784 fino al 1824, se non sbaglio. E ce ne sono altri, come per esempio ho citato Arteaga, il quale viene licenziato dopo un anno in tronco. Ecco, qui io non so se effettivamente in questo possa giocare questa questione dell'appartenenza a un determinato ceto, perché è chiaro, Arteaga non è un nobile, quindi probabilmente lo si può licenziare senza troppe difficoltà, mentre licenziare comunque qualcuno che ha legami che poi tra l'altro questa è una nobiltà spagnola, che però ha anche parentele nel Regno di Napoli, insomma, parlo dei titolati soprattutto. E quindi probabilmente è più difficile, ecco, avere un rapporto datore di lavoro salariato con appunto un Torres che comunque, insomma, non era un nobile, ma comunque era, apparteneva
all'idalghia in qualche maniera, insomma è una piccola nobiltà, insomma, per cui sì, io credo che, diciamo, il segreto di questa loro capacità di radicamento nelle famiglie aristocratiche dipende anche dalla loro formazione, cioè questo è un corpo docente preparato, capace, che soprattutto può giocarsi l'offerta formativa, può giocarsi le proprie carte da vari punti di vista, cioè appunto ha una formazione complessa, molto eterogenea, variegata, e quindi questo elemento culturale credo che spieghi molto del successo che loro hanno, cioè loro riescono appunto ad adattarsi in qualche maniera alla domanda da parte di queste famiglie, e si adattano appunto in funzione anche, in questo giocano anche sì, diciamo la provenienza sicuramente geografica, culturale, insomma è chiaro che per esempio un gesuita castigliano, un gesuita toledano, insomma, almeno in generale, ha una formazione insomma, a Bovo molto più tradizionalista rispetto, per esempio, anche qui poi il discorso è più complesso, ma un gesuita, voglio dire, cileno, messicano, aragonese, dove appunto in province che sono molto dinamiche nel Settecento, in cui si insegna, c'è un tentativo anche di rielaborare Newton, perché noi tra l'altro ci immaginiamo, questo è un universo veramente, cioè l'assistenza spagnola è veramente un universo, per cui noi abbiamo, insomma, per esempio un luogo come il Collegio Massimo di Santiago del Cile, ma è un luogo di eccellenza dove si insegna, voglio dire, c'è anche un'immediatezza, ricevono dall'Europa testi, non voglio dire in tempo reale, ma comunque sono aggiornati, cioè discutono su Newton, ci sono richieste alle congregazioni generali che arrivano dal Cile di poter insegnare la fisica newtoniana, insomma, per cui noi ci immaginiamo magari la Spagna, quindi i centri, i grandi centri culturali, ma ci sono anche questi altri centri di cui tra l'altro si conosce anche abbastanza poco, che erano centri comunque di eccellenza. Io credo che questa carta di preparazione culturale loro se la giocano molto bene. Poi intervengono altri fattori come la questione appunto, cioè l'appartenenza a un ceto nobiliare, sì, quello senza dubbio, però di solito sono, ripeto, sono i trentenni che riescono, quindi non giovanissimi, ma nemmeno insomma, non è tanto la generazione di professori, diciamo, che possedevano delle che gestivano delle cattedre importanti, che si giocano queste chance in Italia. Loro, questa generazione precedente, di fatto finisce di formare la generazione successiva, e poi sì, scrivono, chiaramente continuano a scrivere, eccetera, però diciamo non si impegnano, che io insomma, o almeno questa è mi sembra la tendenza generale in questa opera di educazione, no? Nel momento in cui si opprime la compagnia, questa generazione di fatto continua, certo, ad avere un ruolo importante nell'accademia, eccetera, però e invece è la generazione successiva che anche ripeto per motivi economici, che si impegna in questa operazione di inserimento nell'istruzione privata, e con appunto strategie diversificate, come diversificate erano le richieste, era la domanda in qualche maniera di istruzione. Ecco. Non so se ho risposto. Passa a Tanturri, così. Allora, mi chiedeva appunto la dottoressa Patrizia, posso chiamarti, restituirti il tuo. Allora, io ho parlato di scuola privata riferendomi essenzialmente al fenomeno per il quale, forse avrei dovuto, non sono stato del tutto chiaro, comunque per scuola privata intendo e inteso riferirmi al fenomeno per il quale un maestro
impartisce l'istruzione a casa propria, quindi la differenza sostanziale rispetto al precettorato sta nel fatto che il precettore va personalmente si reca nella casa dell'allievo a cui insegna, viceversa nel caso della scuola privata avviene l'esatto contrario, cioè sono gli alunni, i discepoli che vanno nella casa del maestro. In qualche caso, solitamente poi il luogo nel quale il maestro insegna è la propria abitazione privata, con tutto quello che poi ne deriva in termini, le conseguenze non certo edificanti in termini di qualità della didattica, perché far entrare gli allievi nella propria abitazione significa metterli a contatto con la propria intimità domestica, con i problemi di conduzione della casa, con i rumori e con le beghe che possono esserci in un'abitazione privata. Se dobbiamo dar retta ad alcune testimonianze letterarie, avveniva in qualche caso che fossero i maestri ad andare personalmente presso le case, le abitazioni private dei bambini e ad accompagnarli fisicamente a casa propria dove poi insegnavano. La testimonianza alla quale mi riferisco è, per chi volesse rileggerla, la novella Il maestro dei ragazzi di Verga, che è leggibile anche in rete, dove si racconta appunto una novella relativa ad un maestro che va appunto presso le case di questi ragazzetti del paese e li porta poi fisicamente nella propria casa dove insegna loro appunto le materie oggetto di studio e poi li riaccompagna al termine della lezione nelle rispettive abitazioni. Quanto poi all'altra questione, cioè l'incidenza del clero in questo mondo dell'istruzione privata, beh, è una bella domanda. Purtroppo è difficile reperire dati su questo aspetto, perché sulle scuole, l'unico mezzo che noi abbiamo per censire le scuole private sono le domande che pervengono al governo a Napoli o alle intendenze di provincia per l'apertura, relativa all'apertura delle scuole stesse. In questi documenti compare il nome del maestro solitamente preceduto dall'appellativo don. Ora don, come mi insegni, può identificare un prete come può non identificarlo, non dice nulla. Lo stato, l'appartenenza al clero di un maestro non è dichiarata in queste domande. Per analogia con il sistema pubblico possiamo comunque dire che l'incidenza del clero in questo tipo di scuole era enorme. In particolare mi riferisco sempre alla realtà del Mezzogiorno dal 1806 al 1861. Era enorme. Nelle scuole pubbliche l'incidenza del clero non era mai inferiore al 70-75% come maestri pubblici, parlo di maestri pubblici, e andò man mano annacquandosi questa presenza clericale man mano che ci si avvicina alla unificazione nazionale. L'ultimo decennio prioritario è quello di una relativa prima e parziale laicizzazione del corpo docente, che avvenne invece in maniera molto più massiccia con gli insegni nel periodo post-unitario. Perché si abbia una effettiva e sostanziale, forte laicizzazione del corpo docente nell'Italia meridionale, deve comunque attendersi l'epoca post 1861. Per analogia quindi con quanto avviene nel mondo delle scuole pubbliche, dove la documentazione è molto più perspicua e dettagliata, io potrei dire che l'incidenza del clero è molto notevole, e questo ovviamente ha dei riflessi intuibili sulla qualità della didattica, sui contenuti dell'insegnamento, e quindi si tratta di una scuola che ha un'impronta fortemente confessionale, fortemente religiosa. Bien, quería hacer pues un comentario para cada una de las cuatro intervenciones. Bueno, pues me ha parecido, en primer lugar, la de Nicola muy interesante, en la medida que un determinado sector de clero muy cualificado, como eran los jesuitas, tienen tal nivel de adaptación a la nueva realidad que se les plantea. Y la pregunta es muy concreta. Los jesuitas eran una multinacional antes de la existencia del modelo neocapitalista.
Eso significaba que estaban en Japón, en Filipinas, en Italia, en España o en América. Y ahí pues planteo una cuestión muy sencilla. En América, como muy bien acaba de exponer, adoptan modalidades muy diferentes y muy contradictorias en ocasiones. No tiene nada que ver el Colegio de Chile con las experiencias de tipo colectivista que llevan a cabo un sector muy importante de jesuitas en torno al río Paraná, que se sitúa entre Paraguay, Brasil, Bolivia y norte de Argentina, las fantásticas y muy interesantes misiones jesuíticas que llevan a cabo pues la implantación de hasta unas casi 400 comunidades entre 2 y 4 mil habitantes con un sistema de propiedad colectiva, con un sistema pedagógico envidiable, con un modelo interesantísimo de educación musical, de educación para todos, también de formación de las élites dirigentes indígenas. Claro, esto no podía ser un sueño, fue un sueño, pero chocaron con la realidad, y la realidad fue que en este caso la expulsión de los jesuitas en 1767 en todos los territorios españoles pues dio al traste completamente con esta experiencia ciertamente maravillosa y única y no muy conocida en la historia de la educación. Entonces, mi pregunta es tan sencilla como, claro, son jesuitas que normalmente no se han relacionado con las élites dirigentes, porque se han volcado durante toda su vida y durante siglo y medio más en la proyección educativa de sectores indígenas, los guaraníes fundamentalmente, y claro, pues son expulsados de allá, las comunidades se vienen completamente abajo, pero ellos tienen que ir a algún lugar, a algún sitio. Mi pregunta es muy sencilla, con ese bagaje, con esa experiencia pedagógica de este grupo de jesuitas, tenemos experiencias de cómo se adaptan a la nueva realidad que encuentran en el caso de Italia. Bueno, en relación con el debate de la escuela pública, escuela privada, me parece que sigue siendo de actualidad y sobre todo nos debe hacer reflexionar en torno a las resistencias que el modo de organizar estamental y sobre todo del planteamiento de carácter confesional, en la medida que consideran o consideraban que tenían el derecho a la educación de forma exclusiva antes de la Revolución Burguesa, de la Revolución Francesa, pues va a suscitar un debate permanente en ese contexto, muy bien trazado por Patricia, pero mi reflexión es que sigue siendo completamente actual, al menos desde la lectura desde muchos países europeos, sea Bélgica, sea España, Portugal, Italia, Francia probablemente también, aunque menos. Por lo tanto, yo creo que esta es una reflexión sobre lo permanente, porque esta es una cuestión de viveza y de presente, igual que lo es el planteamiento que suscitaba Andrea en torno a la educación del deseo. Claro, la educación del deseo queda muy bien y seguramente todos lo compartimos, porque todos entendemos que el factor clave del éxito educativo está en la motivación adecuada y en la búsqueda de los elementos que conduzcan a la aceptación, incluso gratuita, del esfuerzo que van a realizar. Pero hay una dialéctica que no es del deseo, que no es del placer, sino que es de la obligación, que es del reglamento, que es la disciplina y que es lo que impone el sistema educativo. Entonces, claro, esta dialéctica no está aquí, Andrea, claro, y no nos va a resolver nada a distancia, pero nos hace, a mí al menos me ha hecho reflexionar cómo es de importante que este nuevo debate también lo hagamos visible en nuestro presente, nada más. Allora, dal mio punto di vista personale, uno dei motivi della fascinazione che su di me ha sempre esercitato la Compagnia di Gesù da quando ho iniziato a studiarla è
proprio questa molteplicità di livelli, perché è chiaro, c'è l'aspetto della formazione dell'elite sia in Europa ma anche in Sud America, l'elite creole, però dall'altra parte ci sono le missioni popolari, cioè c'è un lavoro, diciamo, che poi sono due facce della stessa medaglia, cioè poi l'obiettivo è quello chiaramente di riconquistare, diciamo, nasce come, come missione la Compagnia di Gesù di riconquistare, insomma, al cattolicesimo intere parti d'Europa, e quindi è chiaro che si deve attrezzare su questi livelli. Ora, lasciando da parte tutta la questione di Ignazio, di come Ignazio pensa la compagnia e poi degli sviluppi che poi la compagnia ha successivamente, vabbè, questo è un discorso complesso, però che ci siano questa diversità di livelli, di registri, di funzioni, di compiti è indubbio, insomma. Però credo che questi livelli non sono incomunicabili, cioè non è detto che il missionario faccia il missionario tutta la vita, e molto spesso sono professori che desiderano andare a fare anche in Sud America a lavorare per convertire le popolazioni indigene. C'è un bellissimo libro, Il desiderio delle Indie, di Roscioni, no? che ha analizzato una serie di richieste da parte soprattutto dell'assistenza italiana, di anche intellettuali, voglio dire, che bramano il poter, seguendo le orme dei santi, insomma, delle figure insomma, importanti della compagnia, Francesco Saverio, eccetera, andare, e c'è anche un anelito al martirio che sta alla base molto spesso di queste scelte personali. Per quanto riguarda il Paraguay, la provincia paraguayana, bisogna dire che qui in Normale c'è per la scuola normale è passato uno dei massimi specialisti della provincia paraguayana in esilio, che si chiama Fabrizio Melai, il quale appunto è stato seguito, ha discusso recentemente, un anno fa, una tesi sulla provincia paraguayana in esilio. La sensazione è che ci sia un ripiegamento in qualche maniera, cioè quando arrivano in Italia, almeno è quello che la tesi che sostiene Fabrizio, ci sia una sorta di autoisolamento. Che in parte segue anche l'esigenza di mantenere un'identità che effettivamente la provincia ha, ma dipende anche dal fatto che, secondo appunto in quanto Fabrizio dice in questa tesi, dipende anche da una sorta di straniamento, cioè non si trovano, cioè c'è una crisi in qualche maniera, soprattutto delle leve più anziane, che però insomma trasmettono lo stesso messaggio anche a quelle più giovani, e quindi è la provincia forse tra le province meno che meno si adatta al contesto italiano. C'è una sorta di melanconia, insomma, generale che prende soprattutto le grandi personalità come Muriel, eccetera. Fermo restando perché però, diciamo, essi continuano, gran parte di questi continuano a scrivere, avere relazioni epistolari. Ecco, lo strumento della lettera è uno strumento centrale, insomma, che è anche uno degli elementi identitari che qualifica la Compagnia di Gesù, e questo strumento continua a essere utilizzato, per cui i contatti che lo fece notare proprio in quella discussione di tesi, personaggi appunto come Muriel, però anche se subiscono insomma questo trauma dell'espulsione e c'è questo ripiegamento e questo tentativo anche di riflettere sull'esperienza del Paraguay, le peculiarità, nello stesso tempo però mantengono o creano comunque una rete di contatti, e quindi con Vienna,
con la Russia, con i gesuiti che sopravvivono in Russia Bianca, c'è tutta una serie di, insomma, di contatti epistolari, per cui la facciata è che questa provincia in esilio tenda a isolarsi, probabilmente però dietro a questo elemento appunto di esteriore ci sia comunque ci siano, insomma, i gesuiti, anche i gesuiti paraguayani continuino, insomma, seguono la stessa strategia dei loro confratelli metropolitani e quindi si inseriscono comunque nella società, insomma, italiana, nei dibattiti, forse però meno attivamente rispetto, per esempio, cioè le due province, ex province gesuitiche che in Italia sono più attive da un punto di vista culturale, cioè producono di più in termini di pubblicazione eccetera, sono quella aragonese e quella messicana, fondamentalmente sono loro i due poli, diciamo, di traino dell'attività culturale, insomma, dei dibattiti in cui si trovano gli espulsi, sono le più attive, le più... Vuoi intervenire? Allora, possiamo concludere, direi, sì, no? Sì, possiamo concludere, sì. Ma cosa posso dire? Non è facile fare ora delle conclusioni, abbiamo spaziato dal 400 all'Unità d'Italia. Però direi questo, per quanto riguarda una costante, una linea costante di queste giornate, direi che la potremmo classificare con un concetto, una parola che è quella dell'antropologia, della trasmissione del sapere. Quello è un fatto costante, antropologico, no? Mi sembra di lunghissimo periodo, l'esigenza comunque di trasmettere qualcosa. Quello che è risultato più difficile, anche per la qualità delle fonti disponibili, l'abbiamo sentito anche oggi dalla relazione del professor Gatti, è individuare la ricaduta di questa trasmissione del sapere, sia che sia una trasmissione da precettore ad allievo, da scuola privata ad allievi, da scuole pubbliche ad allievi. Quindi una ricezione che ci può sfuggire e che possiamo forse reperire o nei ricordi, come è stato detto, nelle autobiografie, nelle memorie, nelle fonti epistolari, ma che ci può sfuggire sul lato del progresso delle conoscenze effettivamente acquisite. Perché quando abbiamo sentito parlare di trattatistica, no? Di modelli, non di figure di precettori, ma di modelli che trasudano, trapelano dai trattati più o meno numerosi, più numerosi forse nei paesi anglosassoni o nel Regno di Francia. È una trattatistica statica, secondo me i modelli sono piuttosto ripetitivi, no? Affondano le loro radici nella cultura classica, in quella patristica, è stato evocato Agostino, è stato evocato Tommaso, Cicerone, Seneca, Quintiliano. Quindi diciamo quello che un buon precettore deve essere mi sembra acquisito ed è acquisito credo da un lunghissimo periodo, no? Quello che cambia, che dovremmo studiare al di fuori forse della trattatistica per comprendere meglio non i modelli di precettore ma le figure, è come varia il loro ruolo, anche come varia la loro funzione sociale, il loro stipendio, il loro impiego nelle corti, nelle case. E non è un caso che questi precettori abbiamo visto anche qui una varietà, una polisemia, istruttori, governatori, educatori. Io intendo il precettore, lo assimilo molto alla figura dell'aio, cioè dell'istitutore, quello che segue il suo allievo dall'infanzia fino ai 18 anni. Questo almeno è il ruolo che l'aio ha all'interno delle corti principesche. L'aio, uso questo termine, che comunque è un termine diffuso, è uno che sta vicino. Però a questo precettore si
aggiungono nel tempo altre figure che col cambiare e l'accrescersi delle esigenze, i cosmografi, i geografi. Quindi diciamo, qui c'è tutta una regia, no? Soprattutto per quanto riguarda l'educazione principesca, una strategia molto poliedrica attorno al futuro governante, al futuro re o duca o granduca che sia. Quello che è maggiormente forse da studiare è il precettore delle famiglie, diciamo così, borghesi. Abbiamo sentito parlare all'inizio del nostro convegno di Gentile Becchi da Urbino, che è precettore di Lorenzo de' Medici. Non si può dire che la famiglia Medici sia a quel momento una famiglia principesca, anche se, come ho già avuto modo di dire, Lorenzo era considerato già un criptoprincipe, no? Però questo fatto del precettore presente nelle famiglie private, ecco, qui si entra oltre all'antropologia, passiamo a parlare della cronologia. Le fonti, gli studiosi, a cominciare da Roche, ma pensiamo anche ad Elias, che ci hanno introdotto in questo mondo della storia sociale, anche del comportamento, delle buone maniere, della sociabilità, eccetera, hanno avuto sempre come punto di riferimento la Francia, no? Del Re Sole. Quello è stato la parte del leone, l'ha sempre fatta la Francia del Re Sole. Però da studi già fatti recentemente, da studiosi anche inglesi come Robert Black, che partecipò anche al convegno del 2006, noi troviamo che nei libri di ricordanze, per esempio, delle famiglie fiorentine, già nel 300 c'era un precettore stipendiato in casa. E in quel momento, in quell'arco cronologico lì, convivono però anche non solo l'istruzione privata domestica, ma quella dell'offerta della scuola pubblica comunale, che è un caso molto raro. Firenze in questo è stata un pochino una pioniera, perché le scuole rivolte ad un pubblico comunque ristretto, anche nei paesi anglosassoni, erano le scuole presso le grandi cattedrali, le scuole ecclesiastiche, no? Quindi la scuola pubblica comunale, che convive però anche nella Firenze 3-400esca con la figure di maestri precettori domestici. Quindi noi, se dal 400 ci spostiamo poi al primo 500, cioè il passaggio dagli stati regionali per quanto riguarda l'Italia, ai principati e così via, ecco, nel momento della crisi religiosa poi del 500, qui bisognerà fare ulteriori indagini. Come voi molti sanno, in seguito alla riforma protestante, molti maestri, molti anche maestri privati, furono tenuti sott'occhio e furono visti come pericolosi per il diffondersi dell'eresia. Non è un caso, scusate se io parlo sempre delle fonti, che peraltro ho più conosciuto da vicino, quelle dell'archivio, per esempio, della Curia Arcivescovile di Firenze, c'è un elenco, dopo il Concilio di Trento, di tutti i maestri precettori privati che comunicavano all'arcivescovo quello che insegnavano in tante famiglie fiorentine. Cioè dovevano dichiarare, c'è proprio un elenco, loro sono chiamati in questo momento. Non so quanto, ora l'arcivescovo di quel momento era Alessandro de' Medici, futuro Papa Leone XI, bisognerebbe vedere se in altri contesti questa dichiarazione, questo dei maestri, di quello che insegnano, dei precettori privati, si può trovare anche in altri contesti, il che ci aprirebbe una finestra sia sui nomi di questi precettori, che non sono i vari Rousseau, non sono persone illustri, sono più sconosciuti, e di cosa insegnavano. Per quel che ho visto io, tanto Terenzio, tanto Cicerone, tanto Orazio, siamo sempre lì. Lucrezio è un po' già in bilico in questi anni, perché il De Rerum Natura era già stato messo all'indice nel Concilio Lateranense V, e quindi molto prima comunque
dell'istituzione, poi della congregazione dell'Indice, poi è proprio all'Indice, insomma, il De rerum natura di Lucrezio, come del resto le commedie di Plauto, e che peraltro ancora fanno testo, cioè in questo insegnamento privato. E quindi questa cosa. Poi avvicinandosi, diciamo così, al Settecento, ecco, abbiamo sentito tanto parlare di Compagnia di Gesù, di questo dibattito istruzione privata pubblica. A un certo momento, però, dopo anche la soppressione della Compagnia di Gesù, i vari sovrani, i vari principi si accorsero che non avevano il personale adatto per sostituire i gesuiti, cioè non fu così facile. E infatti hanno, perché no, una grande fortuna le scuole pie di San Giuseppe Calasanzio, perché le scuole pie rivolte anche a una, appunto, a, che si dedicavano a insegnare non solo a ricchi, a nobili, ma anche a ceti più umili, poveri, prendono questo testimone. Quindi anche il ruolo delle scuole pie sarà molto importante in questo passaggio, che però fu difficile, perché alla fine lo stesso, ora qui siamo in Toscana, posso citare di nuovo Pietro Leopoldo, il Granduca Pietro Leopoldo, che si accorge di non saper come fare a sostituire. Lo stesso Ximenes, che è stato evocato, era un gesuita. Dopo la soppressione dei gesuiti, lo Ximenes ha il diritto di rimanere comunque nel collegio che fu dei gesuiti, anche se al suo in quel collegio in realtà subentrano gli scolopi. Poi lo Ximenes che cosa offriva? Non offriva più grammatica, non offriva conoscenze astronomiche. L'osservatorio ximeniano, tutt'oggi, che è importante per la conoscenza della meteorologia e così via. Quindi, diciamo, quando si formano, anche si sviluppano maggiori esigenze di conoscenze di discipline tecniche che si possano applicare, no? Di cui i sovrani hanno bisogno, l'ingegneria, l'idraulica e così via, ecco che a questo momento anche lì il passaggio gesuiti, poi scuole pie, eccetera, va un po' considerato anche in questo senso, perché ad esempio le scuole pie erano più vicine anche agli studi galileiani, questo fin dal 600, però anche i gesuiti nel campo, appunto, delle scienze, diciamo, esatte, avevano dato testimonianze importanti, tant'è che vengono appunto poi utilizzati anche dopo la soppressione. Il concetto di utilità, questo fatto dell'istruzione pubblica, rivolta pubblica, cosa vuol dire? Pubblica vuol dire gratuita, e vuol dire rivolta anche a un maggior numero di persone. Ecco, allora ci sono stati lì anche molti dibattiti, perché si è sviluppato già nella filosofia economica inglese, ma non solo, il concetto di utilità. Quindi il fatto che persone umili, artigiani o contadini si dedichino agli studi non piaceva a molti. Ci sono dei dibattiti molto accesi su questo, perché ci vogliono le arti utili. Chi farà, chi si occuperà delle cose utili, pratiche, se diamo a tutti istruzione, conoscenza del latino e così via. Quindi poi sul concetto di utilità, che è molto importante, crolla poi alla fine quest'anelito a un'istruzione pubblica allargata. Cioè non dobbiamo, secondo me, mettere forse troppa enfasi, perché poi nella pratica c'è questo problema. E quello che già notavo, non è che se l'ho notato io sarà vero, a quello a cui ho riflettuto da quando facemmo il convegno del 2006, è che secondo me, se si va a analizzare situazioni molto specifiche, la domanda del sapere non è poi così scontata e diffusa come una idealizzazione umanistica ci ha fatto credere. L'offerta del sapere a un certo momento, con questo
anche così effluvio di congregazioni dedite all'insegnamento, i Barnabiti, gli Scolopi e così via, i Somaschi, non solo. Cioè questa offerta del sapere ha una prevalenza secondo me sulla domanda. Cioè secondo me la domanda del sapere, dell'istruire, cioè il fatto che padri, genitori volessero veramente far istruire i propri figli, non è così scontata. Perché anche in piccoli comuni, avevo studiato alcune situazioni qui dello Stato toscano, per esempio a Montepulciano, i gesuiti stentano a entrare le scuole, perché poi le scuole dei gesuiti non sempre non erano gratuite, si pagava, quindi c'è anche questo problema, diciamo così, finanziario legato all'apprendimento, che non è cosa da poco. Ecco, detto questo, ci sono molte cose che potremo approfondire, però io ringrazio tutti, sono state relazioni tutte molto belle, anche molto originali, e ci salutiamo dandoci un appuntamento per la scrittura, che dovrebbe avvenire entro, diciamo, maggio-giugno 2013, se, come ci è stato promesso, potrà essere pubblicata, gli atti di questo convegno potranno essere pubblicati negli annali della rivista di storia dell'educazione e dell'istruzione come numero monografico del 2013. Quindi ai relatori qui presenti raccomando di tenere presente questa opportunità e di essere tempestivi nella consegna, poi dettagli tecnici comunque ve li darò. E quindi grazie a tutti, grazie al professor Rosa, al nostro precettore, perché è stato un po' precettore anche mio in tanti anni di seminari. Precettore onorario. Precettore onorario, che mi ha insegnato una cosa secondo me molto importante, che oggi purtroppo un po' si perde, questo fatto di non fossilizzarsi su un solo argomento, su un solo periodo storico, ma insomma di cercare, certo non siamo enciclopedici, nessuno di noi lo è né lo vuole essere, no, però di avere un po' di respiro, perché le cose vengono molto da lontano tutte, ci sono tante cose che convergono o che procedono parallele, le situazioni si ripresentano, mutano, però insomma non ci si può effettivamente fossilizzare, e direi che questo convegno ha dimostrato come abbiamo seguito in un lungo periodo tanti tipi di cambiamento pur attorno a un tema centrale, che è quello della trasmissione dell'itinerario del sapere concretizzato in questa figura del precettore, figura e modello. E quindi al mio precettore modello ringrazio di nuovo della sua presenza, ringrazio voi tutti e